sapete che purtroppo con i tagli alla sanità si stava perdendo un po' terreno, cioè eravamo arrivati, stiamo oggi a circa 330 bambini in lista di attesa. A mio parere portiamo a casa un risultato importante. Noi prima di venire in questo centro, tanto più che siamo in campagna elettorale, abbiamo fatto un lavoro preliminare. Perché sulla vita e sulla salute della gente tentiamo sempre di non speculare. Ma abbiamo raggiunto un risultato importante per il centro, per le famiglie e per i bambini, perché nei prossimi giorni dovrebbe arrivare una comunicazione formale qui al centro, nella quale l'azienda sanitaria locale rivede le prestazioni, i tetti di spesa di questo centro e in qualche modo non solo reintegra i soldi che aveva tolto ingiustamente a questo centro, ma dovrebbe dare una integrazione ulteriore, probabilmente intorno ai 100.000 euro, che consentiranno a questo centro di snellire un po' quella insopportabile lista d'attesa e avere altri bambini che possono velocemente iniziare la propria terapia. Siamo riusciti a portare a casa un buon risultato, continueremo col centro Horizon affinché queste liste d'attesa che oggi sono di 300 persone, di 300 bambini, si riducano sempre di più, ma soprattutto inizieremo anche col centro Horizon e con l'ASL un discorso che va oltre, che può essere quello della prevenzione primaria, per cercare di intervenire un attimo prima che queste cause si manifestino così devastanti all'interno delle famiglie. Noi siamo stati sul territorio dal primo giorno in cui gli elettori ci hanno premiato e ci hanno dato la possibilità e l'onore di poter stare in amministrazione. Continuiamo oggi, a 7 giorni dal voto, a fare attività politica, a ricoprire il ruolo che è il mandato che i cittadini ci hanno dato. Non è che stiamo in campagna elettorale, ci dimentichiamo che siamo ancora amministratori e abbiamo una responsabilità sulle spalle. Mi augurerei per noi, per chi poi svolge una funzione politica, per chi ha la presunzione di rappresentare gli interessi e i bisogni della comunità che amministra, non di limitare la politica a difendere ciò che non era giusto togliere, diciamo. Quindi in qualche modo mi auguro per noi, per il nostro lavoro, per le prossime settimane e i prossimi mesi, che quel budget possa ulteriormente incrementarsi per garantire che i livelli occupazionali di un personale anche molto giovane, molto motivato e molto qualificato rimangano inalterati in questo centro e magari, diciamo, possiamo aprire le porte anche a qualche nuova professionalità, ma soprattutto che la vita dei nostri bambini, della parte più giovane della nostra comunità possa rimanere qui, guarire, risolvere i propri disturbi, i propri problemi, i propri ritardi e non pesare un giorno come una mannaia pesante di grande inciviltà sia sul sistema sanitario nazionale, ma sia sulla vita di ognuno di loro, sul proprio futuro e intanto sul proprio presente.